oggi collage. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un nuovo video, trattiamo del collage. Vi faccio vedere come con dei semplicissimi pezzettini di carta si possano fare delle composizioni artistiche, certo coadiuvate anche dal gesto pittorico e decorativo, in modo da comporre delle composizioni, appunto, scusate la ripetizione, che siano armoniose e gradevoli a vedersi, ma per nulla difficili. Partiamo con un collage basico, proprio facile facile da farvi vedere e riproporre. Oggi ho decorato insieme a voi il mio album per brush lettering. L'ho trasformato da album nero in un album molto molto più colorato. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per abbellire la copertina di una qualunque cosa. Può essere un diario, un quaderno, un album per le foto. Io oggi abbellirò la copertina del nostro taccuino per la brush lettering e lo farò con materiali della Bobbani, vi avviso subito, perché questo è un video che è un progetto che sto facendo per loro. Però voi potete farlo con qualunque materiale, perché nel corso del video vi andrò dicendo come sostituire tutti i materiali, va bene? Intanto vi elenco anche questi materiali così che possiate conoscerli anche voi, non si sa mai, mi venga lo scribizzo di provarli. Allora, innanzitutto qualunque tipo di carta da scrapbooking. Io userò un primer per questa Decor Paint, che sono delle pitture morbide che fungono da substrato, che potete utilizzare al posto di questo un po' di acqua con la vinilica e al posto di questo un po' di acrilico mischiato con della schiuma da barba. Tranquilli che viene una texture molto molto simile, provate. Dopodiché, e io ce l'ho qui in due colorazioni, degli acrilici, dei normalissimi colori acrilici, dei tamponcini che possono servirci come noi. Io li ho, probabilmente rifinirò i bordi delle carte che andrò a ritagliare, delle forbici, io ho qui varie dimensioni perché non so ancora quali userò, dei pennelli scarsissimi, i peggio che avete, come vi ho detto in maniera colta, una spatolina e io ho preso qua anche dei bulini, detti anche dotter, con delle palline di dimensioni differenti. Bene, cominciamo subito e cominciamo proprio dalle nostre carte. Allora, le carte da scrapbooking sono doppie, quindi da una parte sono con una fantasia e dall'altra con un'altra fantasia. Questo ci permetterà di tagliare in breve più formine. Allora, innanzitutto, approfittando degli angoli della carta, cerco di tagliarmi con una carta che sia più o meno simile come fantasia, anche se non uguale, ma più o meno, ma questo lo faccio perché io sono un po' psicopatica, non ci fate caso, cercherò di ritagliare due tondi. Allora, prendo dei barattolini tondi, me li metto così, segno la circonferenza, voi fatelo anche con una matita, e con una forbicina ho tagliato i due angolini, così, che metterò da parte. A questo punto proseguo facendo, ne faccio una e poi su quella faccio le orme di tutte le altre, facendo delle sorte di una sorta di fogliolina. Vi faccio vedere, che adesso vi faccio vedere anche come sistemo. Intanto la ritaglio così del tutto ad occhio, voilà, e tiro via. Adesso con quest'orma devo ricalcare un bel po' di foglioline. Posso anche farlo su una pagina soltanto e poi sovrapporla ad un'altra e ritagliare più foglioline insieme. Ok, dopo aver ritagliato tutte le nostre foglioline, prendiamo la colla miscelata all'acqua 50-50. Ragazzi, io prendo il mio primer, se l'avete potete usare anche, sapete cosa? Il flatting, sempre diluito, flatting all'acqua, sempre diluito, e passo una mano di questo
composto, che sia colla o flatting diluito al 50% con acqua o che sia il mio primer, su tutta la copertina. Questo servirà per far aggrappare il colore e per fare sì che non si screpoli col tempo. Ha un'asciugatura velocissima, qualunque cosa voi usiate, e potete accelerare l'asciugatura anche con un bel colpo di phon. Aspettiamo 5 minuti prima di passare la pittura. Mentre il nostro primer asciuga, prendo i pezzettini di carta, quelli che ho ritagliato, e ne ripasso i bordi con un tamponcino. Userò i toni del verde e del blu e differenzierò i toni di verde e di blu con dei tamponcini di colore diverso. Se voi non avete i tamponcini, sporcate una spugnetta con un acrilico diluito e fate con la spugnetta, anche quella per i piatti in pratica, quello che sto facendo io. Prendiamo le nostre decor paint. Io miscelerò due colori, ho un verde così salvia ed un azzurro cielo, e comincio a sporcare la mia copertina dell'album. Sporco in modo tale da fondere insieme un po' i due colori, poi se voglio maggiore certezza di un colore rispetto all'altro ritornerò con il colore puro in un secondo momento. Intanto, facendo così questa sorta di rotazione 1 2 1 2, anche se esco dal bordo non importa, pulirò dopo, l'importante è per adesso non muovere la copertina. Faccio questo lavoro di miscelatura dei colori a spatola. Col colore ancora fresco vado ad inserire i miei pezzettini di carta, quindi prendo un centro e applico e schiaccio con la pazienza dei pazzi, quella che appartiene a noi creativi, tanta pazienza ragazzi, buon lavoro, e a giro compiliamo tutto il nostro mandala. Voi aspettate che tutto sia perfettamente asciutto, ora io farò una cosa, la mia punta qui è un po' rotta, quindi la tirerò fuori perché mi converrà fare i puntini dalla parte piatta e non dalla parte tonda, perché mi servono dei puntini un po' più grossi, e sopra ogni fogliolina lasciata libera, tipo qui, andrò con un puntino. Qua potete essere liberi e sbizzarrire la vostra creatività come più vi piace. Comincerò a segnare quindi delle zone di circonferenza che saranno prima delineate dai punti più alti, ancora qui non posso metterlo perché è fresco, e poi comincerò a riempire tutto con dei puntini più piccoli, fatti appunto con la puntina del dotter. Eccomi qua. Inserisco e circondo tutti gli spazi più grandi della foglia con delle puntine di colore. Procedete a riempire il più possibile, prima con un'unica tonalità e poi successivamente varieremo insieme le tonalità. Intanto contorniamo per lo più le figure. Thank you.
A questo punto il nostro lavoro è finito. Vi lascio alle foto del progetto terminato e poi ci rivediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Il nostro album, adesso sì che è un album creativo, sin dalla copertina. Bene, sbizzarritevi, perché questo genere di lavoro potete farlo anche sulla tela. Piano piano andremo ad applicare sempre più roba sui nostri manufatti, quindi abbiamo cominciato dal modello base e adesso poi studieremo sempre di più la tecnica del collage, andando a inserire elementi dal reale, andando a inserire fogliette d'oro, insomma ci sbizzarreremo con una creatività più dinamica e anche più realistica. Vi ho spiegato il cubismo, quindi adesso avete anche le connotazioni storiche e culturali per capire quello che significa il collage e qual è la sua valenza artistica, perché anche un video semplice come questo ha sempre delle radici culturali che, se voi vorrete scoprire, troverete qui nel video dove c'è lei col pallino. Bene, detto ciò, mi raccomando, se non siete ancora iscritti su Arte per Te, fatelo subito, rimediate, iscrivetevi pigiando qui sotto il tastino iscriviti, qui proprio sotto al video. Bene, per il resto sapete, io vi aspetto sempre qui, ma vi aspetto anche sui miei canali Ombretta, Due Cuori Una Cappa, li state vedendo sparsi sul teleschermo, e Gabriele Denzino vi aspettano anche su Poti Toys, vi aspetto sempre su Instagram, vi aspetto anche su Pinterest, vi aspetto anche su Facebook, cercate ovunque Arte per Te e appena trovate il bollino rosso con il pennello di sbiego bianco, quella sono io, là dietro, là dentro ci sono io, quindi cliccate e mi troverete. Detto ciò, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, sembra una poesia a memoria, ma è sempre lo stesso, però io so che mi volete bene e quindi vi sopportate anche sta sciroppata a ogni fine video. Bene, io vi ringrazio anche per questo, vi do appuntamento sempre qui, vi mando un grande bacio e vi auguro a tutti una splendida estate. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, ci vediamo alla prossima!